Un cordiale buongiorno a tutti gli amici di FCTV, a tutti gli sportivi e soprattutto a tutti i tifosi del Crotone. È iniziato nella serata di ieri il ritiro umbro del Crotone, per la verità un ritiro diviso in due momenti, forza cose, vista la distanza che divide la Calabria appunto dall'Umbria. I rossoblù sono partiti nel primo pomeriggio di ieri da Crotone, sono arrivati nella capitale nella serata, poi la cena, il pernottamento e poi questa mattina l'allenamento di rifinitura consueto. Sono rimasti a Crotone, lo ricordiamo, Gabriele Pacciardi che deve scontare un turno di squalifica e che molto probabilmente verrà sostituito da Davide Carcuro. Rimasti a casa anche i due infortunati, cioè Vittorio Triarico alle prese con dei problemini muscolari e Claudio Cafiero che però clinicamente è guarito, si sta allenando col gruppo da circa un mese e che quindi è prossimo ormai al rientro. Questa mattina i rossoblù di Francesco Moriero hanno sostenuto una seduta di allenamento sul campo qui del ritiro romano, allenamento che è stato vissuto in diversi momenti. Il gruppo prima si è dedicato al consueto e divertente Torello, poi si è passati allo stretching, agli esercizi fisici, alla corsa, particolare poi l'allenamento dedicato ai portieri seguito dal preparatore Macri, dopodiché la seduta prettamente tecnico-tattica in vista della gara di domani appunto in casa della Ternana. I rossoblù stanno tutti bene, formazione però ancora tutta da decifrare. Al ritiro di Roma è tutto, un saluto da Francesco Biafora, agli amici di FCTV.